quinto posto in classifica, diamo subito un giudizio alla stagione regolare del Pescara. Buonissima, perché credo che abbiamo fatto il massimo. Oggi abbiamo fatto una partita difficile perché loro avevano bisogno di punti e noi abbiamo cercato di non rischiare più di tanto, considerando il piccolo vantaggio che avevamo sulle altre. Poi nel secondo tempo è uscita fuori la qualità del Pescara, abbiamo segnato due gol su calci piazzati, però potevamo fare qualcosina anche in più. Presidente, io le voglio chiedere, visto che lei è anche spesso in Lega, la sua opinione sulla questione Palermo. Pescara ad un passo dal quarto posto oppure potrebbe restare così? Ma bisogna aspettare due gradi di giudizio. Adesso, dicevo col mister, ricarichiamo le pile, prepariamoci, perché qualsiasi cosa ci attenderà comunque ci vede in vantaggio sulle altre, quindi cerchiamo di prepararci al meglio e di arrivare a qualsiasi incontro che avremo, che sia un preliminare piuttosto che una semifinale, al massimo della condizione. Ma una sua sensazione, slitteranno i playoff oppure lunedì il Tribunale Nazionale potrebbe accogliere l'improcedibilità chiesta dagli avvocati del Palermo? Ma questo non lo so, questo è un aspetto legale che non so, però quello che succederà sicuramente ci porterà magari ad allungare i tempi dei playoff e dei playout, per cui lunedì noi abbiamo un consiglio di Lega proprio per questo, per capire se e come bisognerà spostare le date. Presidente, prima di parlare di Bettella e di Sottil, volevo chiedere, in caso dovessero slittare questi playoff, concretamente quali sono i giocatori che rischia di perdere il Pescara per gli impegni con le nazionali? Ma io credo che forse perderemo Capone, per gli altri non credo ci sia questo pericolo. Anche Memuscei? Memuscei bisognerà vedere se verrà convocato, però purtroppo questo tipo di situazione porterà dei danni a tutti quelli che hanno giocatori da nazionale, però si è arrivati fino al 10 di maggio per decidere su una questione che riguarda una situazione di 3 anni fa. Bettella oltre al gol ha fatto una prestazione strepitosa, uscito palla al piede, stop di petto nel traffico, insomma come i grandi campioni sanno fare. Si è preso un po' troppo tardi la maglia da titolare? No, Bettella è giovane, c'ha tempo per prendersi tutte le maglie che vuole. Quando abbiamo preso Bettella sapevamo di prendere un ragazzo giovane ma di grande prospettiva, adesso non lo carichiamo di troppa responsabilità, però Bettella è un giocatore che non dovevamo scoprire noi. Ci ha messo un po' di tempo a conquistarsi il posto, oggi sta giocando e lo sta facendo alla grande. Sottil è una certezza, quindi sottolineiamo come il mercato di gennaio abbia portato degli ottimi giocatori a Pescara, ma sottolineiamo anche come la curva del Pescara abbia oramai blindato questo feeling con la squadra in maniera molto importante. Ma l'ho sempre detto dalla prima partita, la curva deve blindare il feeling con la squadra, che è quello che serve e deve aiutarla nei momenti di difficoltà. L'ha sempre fatto quest'anno e quindi questo è un merito per loro ed è stato un vantaggio per la squadra. Poi il resto non serve a nulla. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, il mercato lo deve fare chi lo sa fare. Chi parla e fa le chiacchiere purtroppo non c'entra nulla col calcio, ma è bello perché quando ascolto ogni tanto Allegri, che secondo me è l'unico che dice le cose in faccia e le dice bene, no? Facile parlare da sopra una sedia, mettiti in campo oppure fai il mercato oppure fai le cose e poi ti metti in discussione, sono tutti bravi a parlare dietro una scrivania. Presidente, l'ultima, voglio guardare un po' al futuro, adesso ci sono questi playoff importantissimi, lei ha avuto un po' di tensione tecnica con Pillon durante la stagione, ma dovesse fare un grande playoff, un bel playoff al di là del risultato, è possibile che questo binomio Pescara-Pillon vada avanti o il rapporto si chiuderà? Prossimo anno allenatore sarò io.